Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 3 del settimanale che Fano TV dedica all'approfondimento sportivo. Dopo due vittorie consecutive che hanno circoscritto il periodo negativo e hanno rilanciato la squadra granata, l'Alma Juventus Fano inciampa sul campo del Trastevere. Tratteremo della partita di domenica scorsa, ma anche e soprattutto del futuro, dando un'occhiata anche a quello che è successo prima, con l'allenatore dell'Alma Juventus Fano, Andrea Mosconi. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. E con Massimiliano Fiscaletti, vice allenatore della formazione granata. Buonasera anche a lui. Buonasera. Partiamo proprio dalla gara che la formazione granata ha disputato domenica scorsa sul campo disagevole per tanti motivi del Trastevere, finita 2-1 per la formazione capitolina, costruita per un campionato di vertice, lo ha dimostrato per ampi stralci di questo campionato, è tornato a dimostrarlo in questa fase dopo aver vissuto una parentesi negativa a fine anno, formazione che anche al cospetto dell'Alma ha dimostrato il proprio valore, Alma che ha tenuto il campo, però probabilmente nelle situazioni che ha deciso la partita non è stata sufficientemente concreta, mentre il Trastevere lo è stato. È così, Mosconi? Ma è stata una gara giocata benissimo da parte nostra. Ci è mancato il gol, cosa che è venuta a Pineto alla prima occasione che siamo andati là, siamo riusciti a fare gol. Questa fuori casa, per questo atteggiamento, ci metterei sempre la firma, perché ne perderemo poche. Abbiamo concluso 5-6 volte in porta, con un pizzico più di fortuna, se facciamo gol era tutta un'altra storia. Poi purtroppo al 44esimo ho avuto questa disattenzione che ha ingalanato la partita per loro, però dobbiamo continuare così, con questo atteggiamento, con questa voglia, e sicuramente porteremo a casa altri risultati. Un episodio doppiamente negativo, quello che stiamo vedendo, che ha sbloccato il risultato, perché appunto l'intervento di Bizzini, forse anche l'atteggiamento complessivo su quella palla inattiva, non è stato immune da pecche, ed è arrivato soprattutto poco prima del riposo, e qualsiasi allenatore ha ben presente il fatto che prendere gol prima di andare all'intervallo non è la cosa migliore del mondo. No, ma ci ha fatto male perché non era nell'aria, non è che dici ci hanno messo lì, stiamo a fare fatica, era una partita che sembrava che potevamo fare gol noi da un momento all'altro. Poi purtroppo su questo rimpallo, sul calcio d'angolo, siamo stati poco attenti, poco determinati, perché il portiere l'ha battuta sul palo, ne ha sbatta addosso un altro compagno nostro e hanno fatto gol. Dispiace perché Bizzini non ha fatto una parata, mentre il portiere loro ha fatto un paio di interventi, sono stati pericolosi parecchie volte, anche dopo appena subito il gol abbiamo subito risposto. Purtroppo palla di Sciaroli sull'angolo è andata fuori per un millimetro. Però quando perdi bisogna accettare il verdetto del campo. Sicuramente poi il secondo tempo dobbiamo fare qualcosina meglio, però non possiamo dire che la prestazione non c'è stata. Dispiace, però già siamo proiettati a Protto d'Ascoli perché giochiamo di sabato, perciò bisogna accelerare subito i tempi. Abbiamo seguito con le immagini anche il secondo gol del Trastevere, e lì mi pare che siano più i meriti della squadra di casa che i demeriti dell'Alma. Ma loro sono stati bravi, lo sapevamo che era una squadra che piace giocare palla sui piedi, infatti eravamo stati bravi a limitarli parecchio. Dopo lì abbiamo fatto un errore perché su un fallo laterale non si può prendere gol, ci siamo persi l'uomo. Magari questo gruppo di ragazzi devono capire che ogni tanto un fallo tattico si può anche fare, sono arrivati troppo facilmente in porta. Però è il percorso di crescita, se siamo una squadra, una delle più giovani del girone, ci sa che anche magari sull'episodio siamo ingenui, magari ecco, dobbiamo crescere perché l'obiettivo è lontano e dobbiamo fare punti prima possibile. Palle inattive sempre più determinanti nel calcio moderno e anche in questa partita, purtroppo per il Fano lo sono state, perché il Trastevere ha trasformato una situazione da palla inattiva e l'Alma, che ne ha costruite più di un paio, non è riuscita a trasformarle. Ma le palle inattive noi poi siamo bravi, soltanto in questo momento non ci gira bene. Sciaroli ha tirato 3 volte per fare 2 gol, Urbinati una ha fatto una parata il portiere, loro magari con un mezzo angolo tirato pure così, per dire, un angolo strano, hanno trovato il gol. Noi magari occasioni belle, colpite la palla in terzo tempo, bene, è andata fuori di poco. Speriamo che se lo sia lasciato per sabato. A indorare la pillola non soltanto il fatto di aver comunque fatto la prestazione, ma anche la circostanza di aver incontrato comunque una squadra
competitiva ai massimi livelli, che sì, ha attraversato un momento decisamente complicato, ma che soprattutto dalla Cintola in su resta sempre molto temibile. Sì, questa è una squadra, a parte gli ultimi risultati casalinghi, era una squadra che a livello nazionale era quella che ha vinto più partite di tutti in casa, un po' per il terreno in gioco, un po' per la qualità dei calciatori stessi, sapevamo che era dura, però dopo a vederli in campo noi siamo stati veramente bravi, ci è mancato un pizzico di fortuna, un episodio ci è girato a favore, però la prestazione c'è stata, dobbiamo continuare con questo atteggiamento, tutti e 23, tutti e 24 i ragazzi con questo piglio, che la strada è lunga e ci dobbiamo togliere tante soddisfazioni, perché la tifoseria di Fano e la città di Fano lo meritano. Il gol di Dorré è arrivato purtroppo un po' tardi, anche se poi successivamente c'è stata una punizione di Severini che avrebbe potuto portare ad un clamoroso 2-2, a dimostrazione che le partite non finiscono mai. Ma poi se facciamo gol, no, dicevamo fanno di carattere, non ha mollato, è sempre così nel calcio. Noi non dovevamo prendere il secondo gol, perché la squadra stava bene fisicamente, mentalmente, e dopo andando sotto 2-0 diventa più difficile. È normale, l'abbiamo riaperta tardi, ma poi anche perché a livello di statistiche loro nei secondi tempi hanno sempre buttato punti e preso gol. E noi su questo fatto ci giocavamo, l'abbiamo studiata bene. Dopo purtroppo il 2-0 è stata una montagna dura da scalare, magari un pizzico prima, se la riaprivamo prima cambiava un po' tutto, però siamo stati in partita fino alla fine, se il portiere loro è stato il meglio in campo fino al 94esimo, un motivo ci sta, significa che noi la partita l'abbiamo fatta. Gettiamo ora lo sguardo ai risultati che sono maturati nell'ultimo turno con il Pineto, che non ne vuole sapere di fermarsi, lo ha fatto giusto con l'Alma ed è motivo di orgoglio averlo battuto due volte, mi pare. Mosconi. Sì, noi il Pineto ci divertiamo quando giochiamo con mi loro, si addice. Ci dice bene, ma a me anche l'anni prima col Tolentino ho sempre battuto, perciò no, sono quelle partite che si preparano da sole con una squadra forte e è un vanto, è un orgoglio, però noi i tre punti col Pineto sono come i tre punti col Tolentino, Matese, Notaresco, sono tutti importanti. Io dico soltanto una cosa, se l'Alma ha pieno regime con tutti i giocatori e noi ce la possiamo giocare con tutti, cosa che purtroppo ci è mancata, la rosa a disposizione ci abbiamo avuto giusto col Tolentino. E poi mancava sempre Padovani, che è tipo Ibrahimovic per la categoria. Però ecco, il Fano, quando eravamo tutti, abbiamo sempre fatto punti contro tutti. Un'occhiata anche alla classifica. Il Pineto mantiene appunto un largo margine sulla Vigro Senigallia, comunque sempre molto sorprendente, capace di tornare al successo. Credo che al di là della classifica dell'Alma Juventus Fano, che è poi quella che ovviamente gli preme di più, Mosconi provi un po' di sincero dispiacere nel vedere due situazioni. La Sambrettese, al di là della classifica, il nuovo momento di grave difficoltà a livello societario che sta attraversando, e quel Tolentino ultimo in classifica che peraltro al Mancini aveva dato dimostrazione di crederci ancora, di poter ancora lottare in maniera credibile per la salvezza. Allora, sono due ex squadre mie, dove ho lasciato sempre cuore sia a San Benedetto che a Tolentino. Tolentino dispiace perché è stato un percorso di 5 anni, una famiglia, avevamo creato un gruppo di lavoro eccezionale, una squadra, una società che merita rispetto perché rispetta tutti gli impegni, punta sui giovani, c'hanno strutture da Serie C, anche di interregionale. Dispiace, però forse quest'anno hanno peccato di presunzione. E quando pecchi di presunzione dopo ti fai male, quando pensi che riesci a fare tutto ti fa male, perché il calcio è difficile, è una materia complicata e c'è sempre da scoprire, da lavorare. San Benedetto purtroppo c'è una squadra forte, però magari gli manca qualcosa a livello di sinergia tra società, giocatori, città, perché io conosco bene lì, se non c'è questa sinergia è dura. Anche perché le aspettative sono sempre molto elevate, perché si rapportano ad un passato molto glorioso.
Certo, ma loro purtroppo il passato gli diventa un boomerang, perché sognano ancora e dopo le prime situazioni negative diventa un macigno per i calciatori indossare la maglia della San Benedettese. Purtroppo è una piazza che merita altri palcoscenici, però anche loro devono un attimino resettare e apprezzare sempre quello che c'hanno, perché lì è impossibile, appena sbagli una partita massacrano tutti, non è calcio e dopo se ne paga le conseguenze. Poi a livello societario non posso dire nulla perché non conosco a fondo la situazione. Questa sinergia tra le diverse componenti, Fiscaletti, cui ha fatto cenno Bosconi, sembra essere uno dei punti di forza di quest'Alma, lo hanno testimoniato qui ospiti nostri, Urbinati prima e Broso poi. È davvero così anche rispetto ad altri gruppi che hai seguito negli anni passati? Beh, io posso dire, parlare di quest'anno, perché l'anno scorso venivamo da diciamo l'anno zero, perché era tutto nuovo, non ci conoscevamo nessuno dello staff, dei dirigenti, nessuno, quindi era tutto da fare. Quest'anno intanto è venuto un allenatore che conosce benissimo la categoria, che ha fatto bene con i giovani, e siamo rimasti io e Mario e il custode, quindi non è che sono rimasti in tanti. Per quello sì, poi il mister ha portato il fratello, i due fratelli, quindi ci stiamo trovando molto molto bene, stiamo lavorando bene, i ragazzi ci seguono, è importante. Ed è una squadra che ha saputo reagire ad un momento di difficoltà non di poco conto, 6 sconfitte in 9 giornate. Mosconi, è stato un momento in cui le assenze hanno indubbiamente pesato, perché ci si può ricamare sopra, ma oggettivamente in un campionato di Serie D con rose non così profonde, quando vengono a mancare pezzi importanti, se ne risente. In quel periodo il Fano ha dovuto fare a meno di Padovani, Capezzani, anche Broso, ma anche di quel Mancini che era l'Under 2005 titolare, e questo, correggimi se sbaglio, ha comportato anche un riassetto della squadra che non ha funzionato subito, anzi in certe partite ha funzionato poco. Questa in realtà sono i numeri che parlano. Noi avevamo trovato l'equilibrio con il ragazzo 2005 con Mancini, abbiamo fatto bene, dopo purtroppo per questi turni di mercato è venuto a mancare, e non è facile nel calcio trovare sempre l'equilibrio, cambi uno, metti dentro un altro, non è facile. Anche perché in Serie D comunque ci sono 4 under come minimo, cioè, da lui schierare. Era un under, abbiamo dovuto scombussolare un po' tutta la squadra. Oltre questo, noi con tutto rispetto di Gioni, ci sono state tante partite che abbiamo concluso con 2-3 2005, 2-3 2004, partite che magari si sentono montagne da scalare. Però questo non è un alibi, però è un dato di fatto che purtroppo abbiamo pagato dazio, pegno, anche perché le squadre sono tutte forti, i giorni di turno sono tutte, i punti pesano e devi stare bene, c'è da avere i cambi, deve avere la rosa che tira tutta, perché sennò è un campionato difficilissimo. Noi dobbiamo arrivare prima possibile a zona salvezza, 40-42 punti, e poi magari ci divertiremo, però l'obiettivo deve essere quello. Però noi, essendo una squadra giovane, se mancano 2-3 over facciamo fatica, quello è un dato di fatto. È una classifica questa che vi sta bene, che vi rispecchia? Ma a classifica noi eravamo partiti sempre da stare a parte sinistra. Dopo, secondo me, siamo partiti tanto bene che abbiamo... È un'osservazione che ho fatto anche le volte precedenti, siete partiti un po' troppo forte e questo, sì, ha creato anche un minimo di equivoco sulle prospettive di questo campionato. Ma intanto è sempre partire forte, fare i punti è già importante, prima di tutto. Però può aver alimentato l'equivoco sulle vostre prospettive reali. Noi siamo partiti forte e abbiamo creato magari aspettative a livello di città, di tifoseria, come atteggiamento, come squadra, come tutto. Penso che erano anni che non vedevano una squadra con questo atteggiamento al mancino, a saltare addosso all'avversario con determinazione, voglia, spensierati, ad aggredire sempre in avanti, e abbiamo fatto bene. Dopo purtroppo man mano non è che è venuta fuori la realtà, dopo, perché io sono sicuro che questa squadra, se eravamo tutti, ce la potevamo giocare con tutti. Dopo, quando inizia a togliere uno, due, tre, inizia a essere pesante. Poi magari l'episodio non ci è girato a favore. Anche perché contestualmente diminuisce l'autostima, diminuisce l'entusiasmo. Certo, ma prima noi è stato lampante, prima noi andavamo in avanti. Quando iniziava a venire la paura, i difensori nostri sono forti e andavano all'indietro. Perciò quello è lampante di tutto, che è proprio a livello di testa, di carattere. Noi le prime partite
i, tra virgolette, i braccetti nostri andavano a difendere nell'area rigore avversaria, dopo andavamo dentro l'area piccola nostra, sa, quello secondo me, e siamo difensori forti, parliamo. E dopo la componente mentale, l'insicurezza, la paura, fatta di padrone. Dopo siamo stati bravi a cambiare pelle, ancora non abbiamo fatto nulla perché dobbiamo continuare, però l'Alma secondo me, con un progetto giusto, giovane, deve fare sempre campionati importanti come eravamo partiti. Fiscaletti conosce ovviamente meglio di Mosconi la realtà fanese, come la percepisce intorno a questa squadra? Ma sicuramente, essendo partiti benissimo, non bene, benissimo, nessuno si aspettava questa cosa, quindi si è creato molto entusiasmo, ancora di più magari degli anni precedenti, quindi quello è importante. E ci sono ragazzi interessanti, ci sono molti giovani, ci seguono il mister in tutto e per tutto, e quindi il pubblico, la gente che viene allo stadio le percepisce queste cose, quindi c'è molta molta soddisfazione, c'è molto interesse intorno alla squadra, e questo è importante sia per noi staff, per tutto l'ambiente, ma soprattutto per i ragazzi, sentire magari che c'è fiducia, vengono allo stadio, sono contenti, perché puoi vincere o perdere, per carità di Dio, però vedono l'impegno sempre lì sul pezzo, sempre pronti a fare una corsa in più per il compagno è importante, quindi l'atteggiamento è giusto, il lavoro alla lunga paga, quindi ci vuole un po' di pazienza, quello sì. I ragazzi interessanti ci sono, e ce li abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, abbiamo visto Mancini, che è un caso eclatante, però ce ne sono tanti altri magari su cui lavorare, su cui impegnarsi, però ci vuole un po' di pazienza, ci vuole. Guardiamo al futuro, che è vicinissimo, perché sabato in anticipo per la concomitanza con il Carnevale arriva qua al Mancini il Porto d'Ascoli, in realtà ormai consolidata di questo campionato, vero Mosconi? Sì, è una squadra difficile da affrontare, è il secondo anno che fanno interregionale, loro hanno vinto il campionato, no, perché non hanno vinto il campionato, hanno vinto un piccolo torneo e si sono ritrovati in eccellenza. L'anno scorso hanno fatto benissimo, praticano un calcio diverso dal nostro, stanno tutti dietro e vivono sulle ripartenze, perciò è un calcio facile, quando stai dietro e poi riparti. Noi siamo l'opposto, noi andiamo a aggredire in avanti, andiamo a cercare di fare la partita, di conseguenza gli spazi si allargano, devi essere bravo tatticamente, devi essere organizzato, perché fai più fatica. E sono due filosofie diverse di interpretare il calcio. E domenica sarà dura perché loro... Sabato, scusate. Sarà dura perché loro saranno tutti dietro la palla, invece dovremo essere pazienti, una partita fondamentale, perché loro vengono da un periodo negativo. Se non erro vengono da 3 sconfitte consecutive, loro sembra una società tranquilla, ma io conosco bene, adesso gli brucia un attimino, perché hanno fatto investimenti, volevano fare un campionato come stanno facendo, importante, però non accettano sicuramente le sconfitte. E domenica è una partita spartiacque, sia per noi che per loro, e dobbiamo interpretarla bene, ci vuole pazienza fino al 95esimo, magari come ci abbiamo avuto col Tolentino, che l'abbiamo sbloccata gli ultimi 15 minuti. Chiaramente massima concentrazione sulla partita di sabato, su questo campionato, ma anche in questa nostra conversazione si è accennato al fatto che questo è un progetto che guarda un po' più in là, ad una stagione, la prossima, in cui quello che si è seminato quest'anno dovrebbe rendere. È così? Mosconi ci crede e si sente di garantirlo? Ma io col Presidente abbiamo parlato in questi termini, poi nel calcio tutto può succedere, però avevamo parlato di fare un programma di... quest'anno gettare le basi, che magari per il prossimo anno con 1, 2, 3 ritocchi, quelli che siano, magari sempre giovani, sempre gente volenterosa, cercare di alzare l'asticella. Dopo vediamo, io sicuramente su un progetto pulito, basato sui giovani, dove c'è correttezza, dove si dicono le cose, io la faccia ce la metto e sono prontissimo, però prima dobbiamo pensare a questa annata, portarla in porto e vedere magari dove abbiamo fatto bene, dove abbiamo fatto male, ripartire. Ma l'importante di tutto è, secondo me, è la sinergia che abbiamo creato all'inizio, no? Tra tifosi, società, città, noi dobbiamo ripartire da quella, perché eravamo stati bravi
non ti dico a riempire la curva, però a fare venire la gente allo stadio contenta, vogliosa. Quello secondo me è il primo seme che abbiamo lanciato. Adesso bisogna metterne altri, fare capire che fare calcio è dispendioso, non è facile, non è una combinazione facile ottenere risultati. Ci vogliono tutte le componenti che dal magazziniere all'ultimo calciatore, dalla prima società, tutti dobbiamo essere una famiglia se vogliamo creare qualcosa di importante. Bene, grazie all'allenatore dell'Alma Juventus Fano Andrea Mosconi, grazie anche a Massimiliano Fiscaletti, suo vice. Noi ci rivediamo tra qualche istante. Tutto lo sport, se fatto come si deve, merita massima dignità, ma lo sport paralimpico merita una dignità speciale. E rappresentante dello sport paralimpico a pieno titolo è Lorenzo Marcantonini, che abbiamo questa sera, nostro ospite, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Lorenzo Marcantonini che, come certamente saprete, si divide tra due amori, il calcio e l'atletica leggera. Ma cominciamo dall'amore per il calcio che ti ha portato a disputare recentemente i mondiali con la nazionale azzurra e ad essere protagonista di questa rassegna in cui, tra l'altro, la selezione azzurra ha raggiunto il massimo traguardo da che è stata istituita. Sì, diciamo che abbiamo raggiunto un traguardo storico perché siamo riusciti ad arrivare tra le prime 8 squadre al mondo e questo mondiale era composto da 24 squadre, quindi è stata una bella cavalcata, potremmo dire, piena di emozioni e poi sono riuscito anche a togliermi qualche soddisfazione con qualche gol. E direi gol. Proprio di sì, perché possiamo far partire le immagini del gol che ha consentito all'Italia di raggiungere questo risultato storico. Eccolo, Marcantonini che riceve e mette dentro la palla che decide la partita con l'Iran proprio nei secondi conclusivi. Festeggiamenti credo ampiamente giustificati. Verrebbe da chiederti cosa hai provato in quel momento, ma mi sembra una domanda banale. Sì, in quel momento diciamo mi si è spento un po' il cervello perché ho visto la palla entrare, ho visto la panchina partire e niente, volevo solo festeggiare e pensare soprattutto a ciò che avevamo raggiunto, perché grazie alla squadra, grazie al lavoro fatto anche a casa, solo con questo puoi raggiungere certi risultati che sono stati fenomenali. Un gol niente affatto casuale, perché ci avevi già provato e ci eri già riuscito anche nei match precedenti a questo con l'Iran, vediamo qui la comprensibile delusione degli avversari. Le immagini sono quelle relative invece alla sfida con l'Iraq e anche in questo caso hai messo il timbro. Sì, anche qua diciamo è stato un mondiale molto prolifico, grazie anche al lavoro della squadra che ci ha permesso di raggiungere, come ho detto prima, questo risultato storico. Poi sono riuscito anche ad andare a abbracciare mio padre dopo il gol. Speciale. Sì, che mi aveva fatto una sorpresa, quindi è stato un mondiale veramente pieno di emozioni e veramente stupendo. La vittoria con l'Iraq dunque, grazie a questa tua segnatura, ma mentre rivediamo ancora le immagini di questa rete, a cavallo di questo mondiale c'è da registrare anche la vittoria sull'Uruguay, in questo caso in rimonta, e anche in questa circostanza Marcantonini protagonista con una rete. Vedremo tra poco questa sfida con l'Uruguay, mondiali che si sono svolti in Turchia, un mondiale amputati che rispetto ai mondiali di calcio tradizionali ha gerarchie un po' diverse, ci sono rappresentative nazionali che nel calcio tra virgolette normale non dominano, che invece qui rappresentano delle eccellenze, come per dire l'Angola. Sì, esatto. Allora, questo mondiale in realtà è stato anche una conferma della forza del calcio amputati in diverse nazioni, perché è stato disputato in Turchia, dove il calcio amputati è proprio uno sport professionistico. E basta vedere la finale che si è svolta allo stadio del Galatasaray davanti a 30.000 persone, una cosa che in Italia è veramente difficile da vedere per una finale di calcio amputati. E come dicevi prima, sì, ci sono squadre africane che dominano e che hanno veramente una forza spropositata, soprattutto grazie alla per causa della mancanza di protesi, perché ovviamente in zone dove scarseggia anche il livello economico si può dire che sono zone anche segnate da gravi conflitti che probabilmente, anzi sicuramente, hanno portato ad un moltiplicarsi di persone con amputazione. Sì, esatto, perché in alcune nazioni ci sono veramente campionati con
tantissime squadre, mentre in Italia si fa fatica anche a trovare giocatori e a trovare persone che abbiano voglia di iniziare a provare questo sport, perché comunque sia, dopo è tutto da vivere. Vediamo questo tuo gol con l'Uruguay, mi pare che una tua caratteristica sia quella di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Allora, diciamo che questo mondiale è stato un po' un'esclusiva, perché solitamente o faccio gli assist o sono quello che corre sulla fascia. Io i gol non sono mai andato, diciamo, non ho mai avuto un grande feeling, ma questo mondiale mi è andata bene. Hai scelto l'occasione giusta, sì. Direi proprio di sì. Dicevamo di questa nazionale di amputati che ha centrato questo risultato sorprendente, segno anche di una crescita sul piano anche della formazione dei giocatori e anche della preparazione di questa squadra. Sì, il lavoro della squadra si è visto e soprattutto ha ripagato tutti i mesi che comunque sia sono serviti per allenarci. Il risultato più grande, oltre ad essere arrivati ottavi, è essere arrivati la seconda squadra europea tra queste prime otto, perché il mondiale l'ha vinto la Turchia, ma tutte le restanti squadre nella top 8 non erano europee, tranne noi. Quindi diciamo abbiamo portato anche il nome dell'Europa abbastanza in alto e diciamo ci è servito anche a crescere. Un ulteriore riconoscimento. Parliamo della tua storia, che naturalmente ha un inizio drammatico perché ti è stata amputata la gamba sinistra all'età di 4 anni. Quando hai capito che lo sport poteva essere la chiave per emergere? Allora sì, io ho dovuto amputare la mia gamba sinistra all'età di 4 anni per una malformazione e dopo da lì diciamo è servito un po' per iniziare a per a abituarsi rodare. All'idea. Esatto, sì, ancora ero piccolo e infatti dell'intervento non mi ricordo molto, ma devo tanto tanto alla mia famiglia che mi è stata sempre vicino e che soprattutto non si è spaventata in quel momento. Mi ha dato forza, mi ha dato responsabilità e soprattutto mi ha tirato su in un momento difficile. E tutto quello che ho fatto e che sto facendo lo devo a loro, perché mi hanno dato una forza incredibile. Poi ho iniziato a fare sport grazie ai miei amici e ovviamente alla mia famiglia, e da lì è nata la passione per il calcio e è partito un po' tutto da lì i miei risultati. Pensi che avresti comunque fatto sport anche in condizioni diverse? Allora, è difficile da dire, lo sport sicuramente aiuta e cambia anche la prospettiva di vita. Sicuramente sì, avrei fatto sport, ma non avresti avuto questa determinazione. Esatto, non sarei riuscito soprattutto ad arrivare a certi livelli e fare certe esperienze. Tra l'altro, di questa nazionale amputati che è riuscita ad arrivare così in alto, per lunghi anni sei stato la mascotte, addirittura in certi periodi non potevi essere ammesso alle competizioni internazionali perché non avevi ancora l'età. Sì, una cosa diciamo divertente è che nel 2014 c'è stato il primo mondiale dove ha partecipato la nazionale. E io sono andato, però sono andato come mascotte, come hai detto prima, perché ero troppo piccolo. E infatti ero lì che guardavo la partita e non vedevo l'ora che fosse il mio momento. E il mio momento è arrivato. Adesso invece sei adulto, 20 anni. E tra l'altro continui a collezionare risultati anche a livello di club con l'AMP Sporting, che ha raccolto l'eredità della Montelabatese, che era una realtà importante del calcio amputati e che proprio a Fano ha potuto conquistare, come vediamo dalle immagini, lo scudetto. Che emozione è stata vincerlo a casa propria? Sì, è stata un'emozione ancora più assurda, visto che giocavamo proprio al Mancini di Fano ed era la partita decisiva. Vincendo questa saremmo stati campioni e diciamo abbiamo colto l'occasione. Non sono riuscito a segnare, ma l'importante è vincere, quindi anche in questo caso, tra l'altro, mi pare gol arrivato proprio allo scadere, quindi soddisfazione ancora più grande, gioia ancora più esplosiva. Sì, siamo riusciti a confermare il risultato sul 2-0 proprio alla fine, quindi è stata sofferta fino all'ultimo perché non ci bastava il pareggio, dovevamo vincere per forza ed è andata bene, abbiamo vinto, abbiamo portato il trofeo a casa e questo era l'importante. Anche a livello organizzativo credo uno sforzo considerevole, quello di mettere in campo una squadra che rappresenta Fano in una competizione comunque a respiro nazionale. Sì, ovviamente a livello sia economico sia anche di cercare giocatori, perché noi i giocatori non sono tutti italiani, abbiamo i giocatori spagnoli, i giocatori francesi, perché come dicevo prima la difficoltà è anche trovare ragazzi che si mettano in gioco per provare, perché ci sono tanti incidenti, ci sono tante persone che magari subiscono degli interventi e vengono amputati gli arti, però devono capire che la vita va avanti e soprattutto che ci sono tantissime opportunità soprattutto. Insomma, non vi stancate di lanciare messaggi. Ecco la cerimonia di premiazione di quella giornata estiva
così gratificante, calcio amputati che sta guadagnando anche uno spazio, no? Sui media che prima non aveva. Sì, questo è merito anche di tutto il movimento paralimpico, diciamo, grazie anche alle Paralimpiadi e a tutto ciò che ne consegue, ai risultati di tantissimi atleti come anche Bebe Vio e altri di personaggi, cui parleremo tra poco. Esatto, gli altri personaggi che hanno portato il nome anche dello sport paralimpico in alto, e questa crescita si deve a noi, a tutte le persone che comunque ogni giorno lavorano per noi. Insomma, c'è stato un volano molto importante. Dicevi di giocatori che non sono di qui, tra l'altro credo che la rete decisiva in questa occasione sia stata realizzata da un giocatore francese che tra l'altro prima di incappare in una disavventura aveva militato, credo, in Serie B francese. Sì, esatto, è finita 2-0 quella partita, entrambi i francesi hanno segnato, quindi ci hanno portato loro allo scudetto, potremmo dire. E sì, capita spesso che persone che magari ora giocano nella nazionale amputati abbiano avuto un passato da calciatori. Come dicevi prima, il nostro difensore Jérôme, lui giocava in Serie B francese, poi successivamente ha avuto un incidente in macchina, ha perso la gamba e come se la sua carriera fosse finita, invece no, perché ha voluto riscattarsi e è rientrato di nuovo in campo. C'è stata una seconda chance per lui, esatto. E la sta sfruttando appieno. Con l'AMP Sporting avete poi conquistato recentemente la Coppa Italia, vi è sfuggita la Supercoppa, ma non si può avere tutto dalla vita. E comunque, al di là del calcio, e qui allarghiamo il discorso, Marco Antonini è un atleta paralimpico a tutto tondo perché si divide tra sport e atletica leggera, e nell'atletica leggera detiene il primato mondiale dei 400 piani, con un rammarico, e spiegheremo perché. Sì, allora, sono riuscito a togliermi anche questa soddisfazione, sono riuscito a battere il record del mondo sui 400 metri della mia categoria. La mia categoria è T63, perché nello sport paralimpico, soprattutto nell'atletica, si dividono in tante categorie perché puoi avere tanti tipi di amputazioni. E il rammarico è che non sono riuscito a qualificarmi a Tokyo perché la disciplina della mia categoria non esiste. Cioè, ovviamente il programma olimpico non può essere così esteso e guarda caso hanno sacrificato i 400 metri, un'ingiustizia. Esatto, hanno tolto i 400 e i 200 metri e hanno lasciato solamente i 100 metri, che diciamo è la disciplina principale, però è molto differente dai 400. Non la digerisci così come le altre, insomma. Esatto. Però credo che tu, alla luce di questo programma che ti impedirebbe di partecipare a manifestazioni a così alto livello, ti stia ora concentrando proprio sulla velocità pura per riuscire a strappare quel minimo che ti consentirebbe di partecipare in questo caso. A quale competizione? La prossima? Allora, la prossima in ordine cronologico ci saranno i mondiali a luglio di atletica, puntando alle Paralimpiadi del 2024 a Parigi. E qual è il minimo che dovresti conseguire? Allora, il minimo adesso non mi piace tanto parlare dei numeri a me, soprattutto mi piace parlare del lavoro e di ciò che dovrò fare. Mi dovrò allenare molto bene sui 100 metri, perché questa è la disciplina che proverò, con cui proverò ad andare alle Paralimpiadi. E diciamo che col mio allenatore nuovo, con Antonio Savaglia, il mio fisioterapista Matteo Livi, secondo me faremo un bel lavoro, almeno ci proveremo al 100%. Fisioterapista che ha avuto il suo bel da fare recentemente perché si è incappato in una distorsione. Sì, in allenamento ho avuto una distorsione alla caviglia, l'unica gamba buona che ho, che solitamente la devo tenere curata, e questo mi provoca un attimo di ritardo negli allenamenti e nelle gare, però stiamo cercando di recuperare. Ma ti esprimi meglio, comunque provi più soddisfazione, ti senti più realizzato con il calcio o con l'atletica? Allora, diciamo che è una questione di cuore e di testa, perché il calcio è veramente cuore, perché mi piace fin dall'inizio. Il problema del calcio però è che non è sport paralimpico, cioè ci sono i mondiali ma non può andare alle Paralimpiadi, mentre l'atletica è una questione di testa, perché comunque sia, oltre che mi piace, il mio obiettivo è quello di partecipare a una Paralimpiade, perché è il punto più grande che può raggiungere un atleta. Ti vediamo alle prese con la protesi, che è l'attrezzo con il quale devi avere chiaramente massima confidenza per realizzare queste performance. Con le protesi hai avuto a che fare per tutta la vita e avevamo avuto occasione in precedenza di trattare la questione delle protesi anche in generale in rapporto a tutti coloro che ne devono fare uso, perché i problemi da questo punto di vista non mancano. Sì, esatto, le protesi sono la base per le persone che magari hanno problemi motori. E in questo caso le protesi sportive in modo molto difficile vengono passate dallo Stato. Te, per iniziare a fare uno sport,
come l'atletica leggera, devi farti prima notare. E questi ausili costano molto, non tutte le persone possono permetterselo. Quindi l'associazione di Bebevio è una delle quelle associazioni che permette ai ragazzi più piccoli di iniziare a fare sport in maniera tale da non far cadere tutte le spese sopra la famiglia che magari vuole solamente far provare uno sport al loro figlio. Ti vediamo ritratto con Bebevio e gli altri personaggi coinvolti in questo progetto di Art for Sport, che è la Onlus creata dalla famiglia di Bebevio. Qui eravamo in proiezione Tokyo, ma l'abbiamo aggiornata questa proiezione perché adesso si vola verso Parigi, Fly to Paris, il nuovo progetto della fondazione in cui appunto sei stato nuovamente coinvolto. Sì, poi pochi giorni fa sono stato confermato dall'associazione per questo progetto e per me è veramente un onore, perché comunque sia mi danno fiducia, mi danno responsabilità e soprattutto danno tutto ciò di cui un atleta ha bisogno per provare almeno a raggiungere questo obiettivo. Saranno 17 ragazzi e proveranno a portarne più della metà alle Paralimpiadi. Ovviamente bisogna qualificarsi prima. È davvero speciale questa Bebevio e quanto ha significato per il movimento paralimpico? Bebe penso che sia uno dei pilastri del movimento paralimpico. Grazie a lei ho iniziato anche a fare sport e grazie anche al suo carattere, alla sua grinta, tanti ragazzi hanno iniziato a fare sport. Io sono uno dei primi a essere entrati nella sua associazione nel 2012, ero veramente piccolo e siamo cresciuti insieme, potremmo dire. Lei è una ragazza fantastica e soprattutto è fenomenale nello sport come nella vita. Personaggio carismatico indubbiamente, sì. E con la capacità di trainare un intero movimento. Abbiamo anche un'altra immagine che ti ritrae con l'ex azzurro ed ex giocatore della Juventus Bernardeschi e con la giocatrice della Juventus e della nazionale femminile Barbara Bonansea. Di che circostanza si è trattato e che incontro è stato? Sì, questo era uno spot per la Nike, uno spot per le scuole. E è stata una delle grandi avventure, delle tante avventure che sono riuscito a vivere anche a questa mia vita, perché comunque sia sono riuscito a realizzare sogni che mai avrei pensato. Sicuramente se avessi avuto due gambe con molta fatica sarei finito in uno spot della Nike con Bernardeschi e la Bonansea, perché comunque sia Nike come tantissimi brand puntano sul sport paralimpico e anche questo è un segno di crescita soprattutto del movimento e un segno di crescita da parte dei brand. Ti faccio una domanda impegnativa, ma ti senti leggermente privilegiato rispetto ai tuoi coetanei? Questo discorso esce tante volte anche con i miei amici, perché comunque sia parliamo di tutte le avventure che ho fatto e più che privilegiato io gli ripeto sempre che il lavoro paga sempre, il sacrificio, e se riesci a dare tutto te stesso per una cosa, per la tua passione, riesci a raggiungere tanti risultati. Poi che hai una difficoltà o meno, comunque sia non importa, l'importante è che ti metti in testa una cosa e la fai. Ed è questo il messaggio che vuoi lanciare ai ragazzi della tua età, che siano normodotati e non? Sì, il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi è soprattutto quello di credere in se stessi e di fare ciò che vi piace, perché non ci sono regole e dovete dare voi stessi per la vostra passione. Poi quello che esce sarà sempre un risultato vincente. Grazie a Lorenzo Marcantonini e in bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie mille, crepi. Sarebbe interessante effettuare un sondaggio presso i nostri telespettatori per verificare quanti di loro, almeno una volta nella vita, abbiano partecipato ad un torneo organizzato dal centro sportivo. Un'esperienza che, organizzativamente parlando, vivono pressoché quotidianamente il presidente del comitato provinciale del centro sportivo, Marco Pagnetti. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E il presidente del comitato regionale del centro sportivo, Giacomo Mattioli. Buonasera. Buonasera. Dicevamo di un'esperienza quotidiana che va avanti da decenni, un'esperienza che anche nel 2022 ha raggiunto cifre importanti e un volume importante. Di che cosa parliamo a livello provinciale, Pagnetti? A livello provinciale parliamo di ben quasi 170 società e quasi più di 11.000 tesserati. Sono numeri secondo noi importanti, visto che racchiudiamo quasi il 40% di tutta la regione Marche. E siamo un comitato che è stato sempre vivo anche nel periodo del Covid. Abbiamo cercato sempre di dare un sostentamento sia economico ma anche strutturale, anche per quanto riguarda
tutto il discorso organizzativo di contributi e quant'altro che venivano fuori dal Ministero per il Covid, abbiamo cercato di dare un valore aggiunto rispetto a tante entità sul territorio che magari non sono riuscite a fare quello che facciamo noi da più di 76 anni. Non è quindi casuale che Fano esprima anche un presidente regionale, perché Fano è un po' la culla del centro sportivo nelle Marche. Sì, Fano rappresenta un'entità importante perché, come è stato detto prima, ha da sola il 40% dei tesserati di tutta la regione, e che sono circa 25.000. Quindi qui noi abbiamo sempre trovato terreno fertile, qui sono stati formati tanti dirigenti anche prima di noi. Oggi tocca a me ricoprire questo ruolo di coordinare i vari comitati provinciali di tutta la regione, per far sì che l'attività si svolga in maniera pressoché uniforme e poi per organizzare anche le manifestazioni successive a quelle che si organizzano sul territorio provinciale. Quindi stiamo facendo un buon lavoro, stiamo collaborando con tutti i territori e stiamo portando avanti delle politiche appunto di sviluppo anche per promuovere quegli sport che magari sono forti da una parte e meno forti dall'altra e far crescere un po' tutta la regione. Quanto credito vi dà questa lunghissima storia, ma anche quanta responsabilità comporta, Pagnetti? Ma la responsabilità è grande. Io quando ho intrapreso un po' all'età di 16 anni il cammino nel centro sportivo, non avrei mai pensato che in 24 anni potessi rappresentare un comitato così fertile, così importante come quello di Pesaro Urbino con sede in Fano. È una responsabilità importante, proprio ieri abbiamo avuto un consiglio in cui abbiamo parlato appunto degli aspetti tecnici, sportivi e non solo, perché noi siamo non solo facciamo sport, ma facciamo anche educazione, organizziamo centri estivi, abbiamo ancora aperto le domande per il servizio civile, in cui abbiamo la possibilità di avere quattro ragazzi, quindi invito proprio chiunque volesse a informarsi per questo progetto di contattarci per appunto vedere. È una responsabilità importante perché comunque 11.000 tesserati, 167 società racchiudono non un unico sport ma più sport e quindi tocca stare sul pezzo, io dico, nel vedere gli sviluppi che avvengono anche a livello di enti di promozione sportiva ma anche di federazioni ma soprattutto anche di CONI dove noi siamo all'interno con adesso c'è anche Sport e Salute, quindi non è facile, è una grandissima responsabilità, questo è il mio secondo mandato. Devo dire che provo a dare il 100% come do nella mia vita. Spero di essere riuscito a portare qualcosa di positivo rispetto a quello anche del passato e poi vedremo nel futuro ciò che ci aspetta. Nel frattempo si gioca, tornei in pieno svolgimento, un'ampia gamma di competizioni e anche qualche novità quest'anno. Ma sì, la novità più bella ed è anche un tassello che era un po' un mio sogno era quello di avere il calcio 5 femminile. Siamo riusciti quest'anno a partire con un calcio 5 femminile dove abbiamo ben 5 società che rappresentano tutta la provincia. E abbiamo credo delle immagini al riguardo. E dove partono da Pesaro fino ad arrivare addirittura a Sant'Angelo in Vado e Piobbico. È una manifestazione che adesso è un po', diciamo, tra virgolette povera rispetto a un calcio 8 dove abbiamo 18 squadre, un calcio 5 dove ne abbiamo più di quasi 30 squadre. Calcio 5 maschile. Calcio 5 maschile, esatto. Il calcio 5 femminile sta prendendo piede, come vediamo anche con il calcio 11, anche qui sul territorio con varie realtà nella provincia. E noi ci crediamo, ci proviamo. Quello che queste ragazze si sono avvicinate a noi perché hanno conosciuto un po' tutti gli enti di promozione sportiva fino ad arrivare a noi, dove hanno capito che probabilmente, visto anche il cammino che stiamo facendo, che siamo un ente di promozione sportiva, come dicevo prima, top sul territorio e soprattutto diamo anche la possibilità di potersi esprimere anche a livello regionale e anche nazionale. Centro sportivo attento anche alle discipline emergenti come il padel. Sì, esatto, ormai da 2 anni e mezzo, anche forse qualcosina in più, si sta sviluppando questo sport che è il padel. Noi abbiamo diversi centri qui sul territorio, Lucrezia, l'Alma, Pesaro con l'Athletic Club, abbiamo diverse realtà dove abbiamo organizzato diverse manifestazioni, collaboriamo con queste realtà nell'organizzazione di vari tornei singolari, maschili, doppi, femminile, eccetera. Ci diamo da fare, dai, ci diamo da fare, come dicevo all'inizio. Credo che sia al lavoro per tutti questi tornei un vero mini esercito di volontari. Abbiamo tantissimi volontari, ma volontari proprio lo sottolineo perché... Con la V maiuscola. Con la V maiuscola, perché da noi non abbiamo coloro che vengono pagati, stipendiati, e quindi sono tutti volontari, tutti ragazzi che come me hanno conosciuto il mondo del centro sportivo, sono rimasti e collaborano. Colgo l'occasione, visto Andrea che me l'hai permesso, con questo allaccio di ringraziare veramente tutti i collaboratori che in questi anni hanno collaborato con noi, che stanno collaborando con noi, perché
se quello che facciamo sul territorio lo facciamo grazie a loro. Grazie a loro perché credono nel centro sportivo, credono magari anche nelle persone, me in primis, magari in Francesco Paoloni, nei tutti i consiglieri che ci sono venuti, anche con Giacomo quando è stato sul nostro territorio, ma Giacomo non ci ha mai abbandonato perché comunque è qui di Fano e poi ci sentiamo spesso. Quindi devo dire grazie veramente a tutti e grazie anche a anche tutte le amministrazioni comunali, sponsor e via discorrendo, perché senza tutto questo mix non saremmo quello che siamo da 76 anni sul territorio. Fondamentale a questo riguardo anche disporre di un numero di impianti adeguato e anche questo è un aspetto, credo, che meriti particolare attenzione. Sì, noi gestiamo il palazzetto dello sport ormai da diversi anni, gestiamo la palestra dei Bellocchi, non abbiamo mai gestito strutture, diciamo, di calcio a 11, calcio 8, calcetto, dove ci appoggiamo ad altre società che collaborano comunque con noi. Questo è un po' una pecca sul territorio perché vediamo che il movimento sta crescendo, la gente dopo anche soprattutto 2 anni buoni di non sport, vero proprio anche agonistico, hanno voglia di fare e purtroppo sul territorio troviamo un po' di difficoltà, però vedo comunque delle amministrazioni molto aperte nei nostri confronti, nel volerci dare la possibilità di trovare una soluzione e collaborare. Ringrazio veramente anche tutte le strutture che ad oggi ci danno una grossa mano per appunto svolgere la nostra attività. Quanto la realtà regionale rispecchia quella fanese? La realtà regionale è abbastanza in linea con quella fanese, perché come dicevamo prima, alla fine la regione è rappresentata quasi per la metà dal comitato provinciale e diciamo che la difficoltà, se possiamo trovarne una in questo momento, è, come diceva appunto Marco, avere sempre a disposizione un grosso numero di volontari che ti aiutano per realizzare le iniziative che devi proporre. Noi fortunatamente ancora ci siamo con i collaboratori, con i volontari, vediamo che sul territorio questa cosa è sempre più difficile da ritrovare, però probabilmente il fatto di essere un ente di promozione sportiva affidabile, serio, come il CSI ha dimostrato di essere in quasi 80 anni di vita, dà una mano e quindi riusciamo sempre a trovare persone che collaborano. Diciamo che le attività che si fanno a livello regionale sono una somma di quello che viene fatto sul territorio. In questo momento abbiamo in corso la ginnastica artistica, abbiamo in corso il tennis tavolo che sta per partire, abbiamo in programma lo sci, perché evidentemente abbiamo anche le montagne, quindi si fanno anche sport invernali, che svolgeremo ai primi di marzo, neve permettendo, ma quest'anno pare che sarà possibile farlo. E quindi ecco, ora ci concentriamo sugli sport individuali, dopodiché in primavera, fine primavera, inizio dell'estate, andremo a dare compimento alle finali degli sport di squadra, quindi ci sarà pallavolo, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, basket e via discorrendo. Quindi diciamo che a livello di offerta sportiva riusciamo a garantire una conseguenzialità a quelle che sono le attività provinciali per portarle poi fino al livello successivo che è il livello nazionale. Esperienza e storia consentono a Fano anche di candidarsi all'organizzazione di eventi a respiro nazionale. Ne abbiamo già avuto dimostrazione nei mesi, negli anni scorsi, ma qualcosa bolle in petto anche per il futuro. Sì, una cosa sulla quale ho fondato la mia proposta associativa per questo quadriennio, quindi il mio essere presidente al servizio del territorio, è stato proprio quello di voler valorizzare il territorio facendo presente le realtà che lo compongono alla Presidenza nazionale, chiedendo di affidarci l'organizzazione di alcuni eventi appunto a livello nazionale. L'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di organizzare proprio qui a Fano il campionato nazionale di corsa campestre. Dovremmo avere anche delle immagini a questo riguardo. Sì, è stata un'esperienza molto bella che si è sviluppata al parco del campo d'aviazione, una zona che storicamente nella nostra città ha suscitato sempre grandi dibattiti. Noi l'abbiamo voluta valorizzare dal punto di vista sportivo, dimostrando che può essere utilizzata anche per questi scopi. Ci sono state 1600 persone in un weekend. E abbiamo fatto anche, diciamo, un turismo di destagionalizzazione perché era prima di Pasqua e pertanto abbiamo dato un servizio anche alle strutture alberghiere, ricettive e abbiamo fatto promozione della città perché poi riusciamo a fare anche questo con le nostre iniziative. Per quest'anno abbiamo in cantiere l'organizzazione dei campionati nazionali di ciclismo gravel,
una disciplina sportiva nuova, emergente, come dicevi prima, è una disciplina sempre più praticata, anche perché è abbastanza accessibile, sia come attrezzature e sia come percorsi. E pertanto abbiamo la possibilità, ecco, di organizzare quest'anno un altro evento nazionale che si svolgerà la prima settimana, il primo weekend di settembre, il 3 settembre se non ricordo male, e proprio lunedì inizieremo a lavorare con la prima riunione organizzativa, perché queste manifestazioni, anche se non sembra, hanno bisogno di tanto tempo per essere pensate, organizzate, con la collaborazione delle amministrazioni, con la collaborazione dei volontari, delle società sportive, quindi ci mettiamo subito al lavoro. Abbiamo accennato alla dolorosissima e lunga parentesi dettata dal Covid. Quanto è stato pesante sopportare questo fardello e quanto è stato difficile poi far ripartire la macchina? Faccio proprio un sospiro, perché non è stato facile. Noi eravamo in un momento importante dell'attività, ci siamo dovuti fermare, tutto il mondo si era fermato, nessuno sapeva più cosa fare. E noi, grazie anche all'ottimo lavoro del CSI nazionale, siamo riusciti subito ad avere dei protocolli per poter ripartire con l'attività sportiva, non subito quella dei giochi, degli sport di squadra, ma partire con quelli individuali, dove appunto abbiamo anche sviluppato il podismo, abbiamo sviluppato appunto il padel e tanti, il tennis, il city tennis, tutti sport che permettevano comunque un'attività durante il periodo di Covid. Non è stato facile, perché poi sul territorio comunque c'è stato un gran momento di paura, quindi tutti, anche gli enti di promozione sportiva, alcuni enti di promozione sportiva si dicevano: venite da noi per fare attività, perché noi abbiamo, noi facciamo. Ed era invece un momento in cui bisognava un attimo tirare un po' il freno a mano e iniziare un po' a ragionare su cosa era bene fare in quel momento. Noi come Centro Sportivo Italiano, soprattutto sul volere anche di Vittorio Bosio, ci siamo fermati. Che è il Presidente Nazionale. Che sarebbe il Presidente, esatto, il Presidente Nazionale. Ci siamo fermati, abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo fatto i nostri protocolli grazie a delle collaborazioni col Ministero, con la Juventus, anche con la Juventus, perché avevano proprio il loro laboratorio con cui noi collaboravamo. Abbiamo creato un protocollo che poi è stato preso da diversi enti di promozione sportiva a quel punto, perché hanno visto che comunque noi eravamo un po' più avanti di tutti. Storicamente il centro sportivo ha sempre avuto un rapporto privilegiato con le parrocchie e gli oratori, un rapporto che avete sempre nel cuore. Sì, quello è un altro dei miei obiettivi che mi ero dato nel lontano 2016, quando ho preso in mano il comitato e sono andato avanti in questi due mandati. Ho sempre detto che per me l'oratorio è fondamentale, ma è fondamentale per il Centro Sportivo Italiano, dove sono nati anche dei campioni, non a caso Gianluca Vialli, Demetrio Albertini, Roberto Mancini, cioè tanti atleti che oggi sono dei veri campioni, no? Anch'io sono nato così, diciamo, nell'oratorio, no? Ho conosciuto il centro sportivo perché organizzava dei tornei giovanili con le parrocchie, e da lì ho iniziato un po' a conoscere, poi mi sono un po' conosciuto un po' il mondo del CSI, mi sono innamorato e sono andato avanti. Noi chiediamo sempre, diciamo, la nostra porta è sempre aperta e aspettiamo sempre che qualcuno, ecco, o bussi o comunque dica: questa è la strada per entrare anche dentro la nostra porta. Devo dire la verità che in questi anni abbiamo riallacciato un po' i rapporti con le parrocchie, grazie anche al fatto che abbiamo un consulente ecclesiastico nuovo, che è Don Steven Carboni, che penso che un po' tutti conoscono, che ci ha permesso un po' di riassaporare quell'area, quel profumo che si assapora dentro gli oratori, che è un po' il nostro focus come centro sportivo italiano. Attività tutto l'anno, ma è l'estate la stagione in cui il centro sportivo tradizionalmente sviluppa un calendario molto fitto di eventi. Sarà così, immagino, anche per il 2023? Sì, avremo sicuramente il calendario del CSI on the Beach, avremo diversi tornei di beach volley, di beach tennis, dove ringrazio anche lì le realtà marittime, io le chiamo marittime perché sono un po' insistono sul mare. Sì, che esistono un po' più sul mare, con Bagni Carlo, con la Beach House, con tante realtà il Lido Verde, dove organizziamo tantissime manifestazioni grazie a tantissimi volontari, grazie a tantissime società sportive che si avvicinano al nostro mondo, alla nostra realtà.
Un calendario estivo che tra l'altro ha una sua appendice, anche questa ormai diventata tradizionale, anche questa fermata dal Covid, si è ripreso lo scorso anno, ma credo che l'orizzonte sia già orientato sul 2023 per riproporre la Corrifano nella sua dimensione più compiuta. Sì, sì, quella è il nostro clou della fine estate, diciamo, perché si svolge a settembre, quest'anno dovrebbe essere, se non ricordo male, questo forse mi potrei sbagliare, il 16 settembre, lo faremo sulle colline nostre della Gimarra, che racchiude un po' anche il circuito, no? Il circuito è nato appunto dal fatto che noi già organizzavamo una corsa podistica che è appunto la Corrifano, ci siamo allacciati a tante altre realtà di Marotta, di Barchi, di Calcinelli, di Lucrezia, di Urbania, adesso forse probabilmente entrerà anche nel circuito Urbania, quindi ci siamo legati un po' a loro e faremo queste attività che un po' la Corrifano dovrebbe concludere un po' tutto il discorso estivo. Per la vostra esperienza, questo amore per lo sport, che sembra essersi diffuso ai più diversi livelli, perché poi si tratta di bambini, ragazzi, gente un po' più adulta e anche adulti anziani, è così marcata? Sì, sì, l'amore per lo sport lo riscontriamo in tutte le iniziative che facciamo, perché comunque sia, come dicevi all'inizio, nell'immaginario collettivo, per il torneo o per l'iniziativa del CSI ci sono passati, non dico quasi tutti, ma più o meno siamo lì. È difficile trovare qualcuno che non è venuto a contatto nella sua vita con la nostra realtà. Basta vedere anche adesso le iniziative di ginnastica dolce per gli anziani, anche dove comunque riusciamo a coinvolgere persone in là con gli anni. E quindi devo dire che quando si parla di CSI c'è sempre qualcosa da raccontare nella testa di molte persone, e questo per noi è bello perché poi ci dà lo stimolo per pensare sempre qualcosa di nuovo, di più coinvolgente, di più accattivante. Permettimi anche di riallacciarmi al discorso di prima della Corrifano. Quest'anno la Corrifano sarà anche titolata come campionato regionale di corsa su strada, quindi gli abbiamo voluto dare questa veste in modo tale che poi tutti i partecipanti anche qui avranno la possibilità, dopo circa una ventina di giorni, di andare a fare il campionato nazionale che si svolgerà nel nord Italia. E quindi questo per dire che l'attività che facciamo è un'attività locale, però è anche un'attività che, per chi lo vuole, ha delle prospettive, uno sviluppo anche di più ampio respiro, che gli consente poi di toccare con mano cos'è il CSI veramente, di mettersi a contatto con persone di altri territori, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista associativo, fare amicizie, conoscere altre realtà diverse dalla nostra. E questo è sicuramente una fonte di arricchimento. Prima di concludere, in breve, un sogno nel cassetto per il futuro. Un sogno cassetto nel futuro? Bella domanda questa, Andrea. Il mio sogno è quello, mi allaccio all'ultima domanda che mi hai fatto sugli oratori, il mio sogno nel cassetto, grande a parte tutti gli sport, è quello di far rivivere al Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale del Peso Urbino, con sede in Fano, gli oratori, ma nel senso vero della parola, collaborare con i parroci, con l'ACR, con tutte quelle realtà che sono all'interno delle parrocchie, e dove da lì si può veramente tirar fuori tanti giovani, perché adesso i giovani, noi ci proviamo anche con i centri estivi, no? Durante l'estate facciamo, oltre a tante attività, facciamo anche i centri estivi, no? Sono aperte già le iscrizioni, lì cerchiamo anche lì già di dare un'impronta ai bambini dai 5 anni in su, di un'educazione diversa rispetto a quella che purtroppo sentiamo, vediamo e a volte anche assistiamo nella nostra vita quotidiana. Quindi il mio sogno è quello di tornare a rivivere come Centro Sportivo Italiano anche dopo di me, magari anche dopo, quando io non sarò più presidente del territoriale, di vedere veramente il CSI dentro le parrocchie. Questo è un sogno grande che ho e che mi piacerebbe veramente esaudire. Sogno condiviso da Mattioli o ce n'è uno suo? No, questo non può non essere condiviso, perché è assolutamente la visione numero uno del CSI. Un altro sogno mio, un pochino più a breve termine, visto che sono anche reduce da una o due giorni con i dirigenti di tutta Italia, a cui hanno partecipato anche i vertici dello sport, c'è stato il ministro Bodi, c'è stato Malagò, c'è stato Cozzoli di Sport e Salute, il mio sogno sarebbe quello di vedere compiuto il percorso di riforma dello sport e capire dove il CSI deve stare per
fare bene quello che vuole fare, perché anche a livello normativo oggi c'è parecchia confusione e pertanto anche noi non sappiamo se stare con una gamba dentro il CONI, se stare con una gamba dentro Sport e Salute o nel Dipartimento dello Sport, e questo spesso ci limita. Quindi noi vorremmo non essere limitati, vorremmo essere pienamente liberi di esprimere la nostra proposta sportiva ed educativa, e quindi il mio auspicio è quello che a livello normativo si faccia chiarezza. Siamo alla fine di questa puntata numero 3 di Sportissimo. Grazie a Giacomo Mattioli, grazie a Marco Pagnetti, grazie a voi per averci seguito. Contiamo di ritrovarvi la settimana prossima.